Cerca la notte nasce davanti al garage di casa mia, praticamente. Una sera sono arrivato, invece che entrare in casa sono rimasto in macchina e ho scritto sul cellulare il testo della canzone. Bottiglie vuote di ogni pianta in preda al vento, dall'equilibrio storto, nei giornali tutti rotti. Perché in quel periodo ero circondato da persone che volevano a tutti i costi darmi consigli per la mia salute fisica e psicologica soprattutto, e mi dicevano la notte devi dormire, il giorno devi rimanere sveglio, se no perdi il ciclo, sonno veglia, eccetera. Tutti consigli giustissimi, però mi rendevo conto che io forzavo un sacco, cioè andavo contro quella che era la mia indole, cioè godermi la notte e viverla perlomeno per tutta una serie di ragioni, insomma, che mi portano a farlo. E quindi ho scritto questa canzone che poi in realtà, metaforicamente parlando, al di là del significato diciamo più letterale, è anche un po' un invito a scoprire le parti più nascoste di noi, no? La notte è anche forse ciò che di più autentico ma più nascosto abbiamo all'interno del nostro animo, e che è bello tirare fuori a un certo punto per stare meglio, per conoscersi, e perché è giusto che sia così, è giusto abbracciare le parti più represse di noi, che ci fanno più paura, perché ci aiutano poi a stare meglio. Guardala nel buio illuminato. Ma la notte, secondo me, prima di qualsiasi altra cosa, è un'opportunità. Intanto di conoscere luoghi, persone, luci, contesti, come dico nel brano, sguardi, sorrisi, che il giorno non ti permette di conoscere, però bisogna avere la sensibilità e l'empatia giuste per conoscerle e la volontà per farlo. Ci sono un sacco di pregiudizi, secondo me, legati alla notte e alle persone che vivono la notte. E invece è bello abbracciarle e conoscerle, perché ci sono un sacco di storie, con le sue ciglia scure ne avrà da raccontare, ne ha moltissimo da raccontare, per citare la canzone. È stato bellissimo, davvero un'occasione fantastica per mettermi alla prova. Noi abbiamo iniziato a lavorare con Daniele Francesco Seibene nei Segu Studios fine 2019 su un altro brano che ancora non è uscito, quindi non dirò il titolo né altro, e poi c'è stata una lunghissima pausa Covid e poi ci siamo ritrovati e abbiamo lavorato a Cercare la notte, quindi è stato il secondo brano, e ricordo che è stata per me un'esperienza pazzesca, perché intanto loro hanno la sensibilità di voler comprendere come nascono certe parole, perché certe parole finiscono salvate su un telefono o scritte su un foglio, e da lì poi parte tutto un percorso creativo ed emotivo che con loro è davvero bellissimo da condividere. Tra l'altro ci siamo divertiti un sacco loro nell'arrangiamento, nel suonare questo pezzo, perché hanno suonato su questo brano anche oggetti casalinghi, tipo i bicchieri, le forchette, cioè delle robe pazzesche, ma bellissimo, e nel mio caso ho sperimentato tanto anche a livello vocale, grazie a loro che mi hanno spronato a cercare delle robe che non sapevo di avere. Infatti mi ricordo che sono uscito da là e ho detto: ah, so fare questa cosa, ce l'ho e non lo sapevo. Quindi è stato l'inizio di un viaggio, perché davvero è un viaggio che è ancora in corso e che ci porterà poi all'uscita dell'album, ma sarà più avanti, quindi avremo modo di riparlarne. Guarda, l'idea è venuta a me guardando una serie TV che si chiama Pose, e ho pensato che volevo a tutti i costi fare un omaggio al mondo drag, perché intanto è una delle tante sfaccettature della notte, il mondo del glitter, il mondo del drag, quindi per me era l'occasione giusta per farlo, dato anche il titolo e il tema della canzone. E la prima persona che ho contattato è stato Marco Stella, con cui avevo già lavorato in passato. Lui in quel momento era fermo col tour di We Will Rock You, perché c'era appunto stato il Covid, e quindi gli ho detto: guarda, cioè, tu non sei mai fermo, quindi voglio sfruttare l'occasione, sei la persona giusta. Lui ha accettato di lavorare con me di nuovo, perché l'aveva già fatto in passato, è stato così folle da accettare ancora una volta, e lo ringrazio tantissimo.
Però mancavano dei pezzi, cioè lui ha detto di sì e poi si è stati fermi dei mesi perché, a parte il Covid, però non sapevo bene, mancavano delle cose. Finché Loredana Bertè ha messo un post su Instagram dove faceva vedere questo abito degli anni 80 che lei aveva utilizzato in uno spettacolo all'Arena di Verona, e citava Pia Rame e una storica sartoria di Milano che aveva vestito artisti incredibili e aveva anche curato tutti gli outfit degli artisti che si esibivano al Plastic. Plastic, per chi non lo sapesse, storico locale LGBT, quando ancora non si diceva LGBT, di Milano negli anni 80. Ci andavano tutti al Plastic, tutti i grandi artisti dell'epoca, insomma, da David Bowie a Boy George, a Loredana stessa, a tantissimi altri. E quindi ho scoperto che la titolare attuale di questa sartoria meravigliosa ancora conserva gli abiti storici e ancora lavora per lo spettacolo. E quindi ha fatto parte del team da quel momento, è stato il nuovo acquisto del nostro team. Poi è arrivato Fabio Cotichelli, il regista grandissimo che mi ha fatto sentire a mio agio e ci ha diretto in maniera eccellente. È stato davvero incredibile, lui e tutto il suo team, ci siamo divertiti molto, è stata una giornata meravigliosa, io davvero sono molto fiero del video che abbiamo fatto, è molto semplice ma ha un messaggio secondo me importante. Ancora una volta, l'essere se stessi è l'arma migliore che abbiamo per poter intanto stare bene con noi stessi e poi in automatico anche con gli altri. Non è un percorso semplice, ci vuole del tempo per abbracciare certe cose nostre, e però ne vale la pena. Quindi è un invito a fare quello, a mollare, metaforicamente parlando, il mocio, come succede nel video, per abbracciare ciò che vorremmo essere, che vogliamo essere.